Assessore, l'allarme dei cittadini è importante e anche comprensibile perché insomma ci sono due decessi, però ci sono realmente margini di intervento sulla sicurezza stradale in questo tratto? Il traffico chiaramente in quella zona è molto intenso, ci sono ovviamente anche varie interferenze, voglio dire, tra i pedoni, quindi lo spazio è sicuramente molto trafficato. Certo, quando due incidenti di questo rilievo si verificano in un punto, in una zona, logicamente è un allarme che dobbiamo studiare. Quindi l'input che è stato dato è quello di analizzare appunto questo cosiddetto punto nero del traffico per vedere, ecco, tutto quello che è possibile fare al fine di indurre maggiore sicurezza, indurre ovviamente maggiore attenzione e cautela, e quindi si va ovviamente dai sistemi di allerta sulla velocità a vedere se appunto può servire spostare un attraversamento pedonale, così come spostare una fermata dell'autobus. Ecco, questi sono gli interventi che si stanno valutando per vedere di il nostro compito quello di attenuare le interferenze e indurre maggiore cautela. Le dinamiche però, ecco, sono diverse, quindi è anche da capire nel momento in cui si può rientrare appunto gli errori, la casualità, la non accortezza da parte dei cittadini, dei guidatori. Quindi comunque è giusto studiare e vedere tutte le soluzioni possibili.